Quindi intanto che entrano, per così dire, do il buongiorno a tutti, attenderei solo 1 o 2 minuti e poi direi di cominciare, ecco, se non ci sono problemi. Ricordo ai relatori che nella mail di partecipazione comunque in fondo c'erano anche i numeri di telefono eventualmente diretti con la regia. Se doveste avere improvvisamente qualche problema potete fare riferimento direttamente a loro, a questi numeri di telefono che rispondono sempre per risolvere tempestivamente qualunque tipo di inghippo. Buongiorno, io direi di cominciare, sono le 9:03 minuti. Vi do il benvenuto. Io sono Andrea Zamariolo, il coordinatore del Comitato Scientifico di Coste, il segmento tematico di Remtec che si occupa di coste, di porti, di mare in generale. Oggi siamo qui per la conferenza nazionale Smart Port per parlare di sostenibilità, di sviluppo sostenibile, sviluppo green dei porti italiani. Abbiamo invitato a parlare con noi persone autorevoli, assolutamente voglio dire, informate addentro alla materia in modo da poter dare un contributo e una condivisione su questi temi. Che sia la più profonda ed efficace possibile. E vi ringrazio per essere qui oggi a nome di tutta l'organizzazione di Remtec e vi presento Cinzia Garofoli della Gazzetta Marittima che insieme a me e a Tiziana Murgia che si collegherà tra pochi minuti e farà da moderatrice a questa giornata di lavori. A te, Cinzia, do la parola. Sì, buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Sono qui, appunto, il nostro giornale, per chi ci conosce, sa bene chi ci conosce che si occupa di ambiente da sempre. E in particolare in questi ultimi anni segue la tematica ancora più intensamente, avendo creato anche rubriche particolari proprio sull'ambiente. Quello che volevo dirvi, insomma, che al di là di tutto questo, anche il nostro direttore regionale di Mare Vivo, e quindi potete capire quanto questa cosa sia di nostro interesse.
Per introdurre un minimo il discorso, perlomeno una piccola brevi considerazioni sulle tematiche che andremo ad affrontare oggi, riguardano il fatto che siamo nel 2020 e abbiamo davanti solamente 10 anni. In questi 10 anni dovremo ridurre del 50% le emissioni di CO2. E il tema è molto molto sentito anche dal lato delle preoccupazioni. C'è timore anche da parte degli operatori che abbiamo avuto modo di sentire in questi ultimi giorni, degli operatori portuali di non essere in grado di far fronte a queste necessità, proprio di non essere pronti, perché la burocrazia e molte altre questioni sono veramente preoccupanti. Gli impegni sono molto grandi e in campo marittimo anche dovrà essere tagliato appunto questo 50% delle emissioni, quindi le soluzioni quali saranno? Adesso parliamo ancora di scrubber, poi ci sarà la questione dell'LNG che però sconta la preoccupazione appunto delle poche stazioni di rifornimento nei porti, che sono veramente pochissime. Alcuni porti sono, diciamo, un pochino più fortunati, possiamo pensare anche al nostro, quello di Livorno che ha il rigassificatore accanto e Holt, e che magari grazie a questo si pensa a un'operatività dal prossimo anno potrà rifornire le navi in mare fino a una certa dimensione, ma gli altri porti come faranno? Il discorso del cold ironing è un altro tema molto, molto sentito e molto importante che so sarà trattato oggi, quindi le tematiche sono davvero molte e siamo molto interessati a sapere quello che i nostri sistemi portuali stanno programmando e come si stanno preparando. Quindi io vi ringrazio e se Tiziana non è ancora arrivata, Vedo passerei. che si sta collegando, ma io direi appunto di dare la parola al Al primo primo, relatore e poi ok. dopo presentiamo Tiziana appena avrà completato il collegamento, ecco, per non perdere tempo. Va benissimo. Per i saluti, la prima persona che appunto porterà i propri saluti è Stefano Laporta, il presidente ISPRA, che ci parlerà anche un pochino, ci introdurrà un pochino su tutte quelle che sono le attività di questo istituto. Prego, prego, dottor Laporta. Buongiorno, buongiorno a tutti, spero mi Buongiorno. sentiate. Abbiamo fatto la prova prima, spero l'audio sia ancora funzionante. La Allora, perfetto, sentiamo bene. io Perfetto. intanto ringrazio per avermi invitato a questo convegno, ringrazio Remtec per aver organizzato questo incontro e per l'attenzione che direi da sempre nel corso della sua attività annette a questo tema della portualità e delle infrastrutture portuali. Però Remtec mi impegna anche molto durante questa settimana in diverse conferenze, per cui vi dovrò lasciare subito dopo questi saluti perché alle 10 dovrò svolgere l'intervento introduttivo ad un altro evento sempre Remtec che riguarda le bonifiche, che è un altro tema, come potete ben capire, delicato e centrale anche, per quanto riguarda una serie di aspetti legati anche alla ripresa. Ma io vorrei, appuntare l'attenzione solo su due aspetti. In qualche modo probabilmente non riuscirò, a dare risposte ai temi che la nostra moderatrice ci ha posto, forse, anzi qualche aspetto come dire, lo enfatizzerò e quindi susciterò ulteriori preoccupazioni. Però lasciatemi fare una considerazione che vado ripetendo ormai da anni, cioè come il tema dei porti e delle infrastrutture portuali è decisivo per il rilancio del paese. Quando si parla di una transizione economica, di economia verde, di sostenibilità, non si può non pensare al coinvolgimento delle strutture portuali e delle infrastrutture portuali per la centralità che hanno nella vita economica e sociale del paese. E quindi direi che occorre, proprio in questa fase in cui il paese è chiamato a uno sforzo enorme, probabilmente senza precedenti, per riprendersi dagli effetti devastanti di questa crisi, nella chiave, nell'ottica della sostenibilità e del New Green Deal europeo, puntare l'attenzione decisamente
supporti e infrastrutture portuali come elemento decisivo e caratterizzante per la ripresa del paese, però in quest'ottica appunto di sostenibilità. E diciamo, io credo che ci siano anche gli strumenti europei per discuterne, le condizioni anche normative, poi vedremo se ci sono anche quelle economiche e quelle amministrative, questa è una preoccupazione che da più parti mi viene rivolta da chi lavora in questo mondo ed è una preoccupazione ovviamente fondata e nei limiti in cui posso cercherò anche di riceverla e di facilitarne la soluzione anche come Presidente del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Ecco, però volevo segnalare che è stato da poco pubblicato un documento, l'European Green Deal Call 2020, che è proprio specificatamente orientato a dare risposte in termini di ricerca e sviluppo all'esigenza di affrontare questa crisi, ma soprattutto la crisi climatica, in sinergia con le esigenze di protezione dell'ambiente. Come contributo questo documento ulteriore che l'Unione Europea mette a disposizione proprio per superare anche la crisi pandemica? Ci sono numerosissimi task supportati, applicazioni sperimentali pilota, il sostegno a progetti innovativi per una migliore governance verso la transizione green e digitale, il rafforzamento... Perché il video non funziona qua? ...dei cittadini... Ah, ma qua non ce l'hai la webcam? Prego la web. Tutti quelli che non stanno parlando di tenere chiuso il microfono, per favore. Poi non sento, cazzo. Tiziana. Abbiamo sistemato, prego, dottor Laporta. Grazie. Quindi, ma ormai non si sente? Non credo che abbiate sistemato. Ecco, prego, dottore. Grazie. Andavamo. Quindi dicevo, ci sono risorse importanti, parliamo di quasi più di 980 milioni di euro da destinare a una ventina di linee di attività e tra queste rientra il tema dei Green Ports proprio nell'ambito della linea. Buongiorno, mi scusi, mi hanno parcheggiata qui perché sono riuscita a persuadere il Presidente a fare quel saluto. Prova a riprendere? Sì, la prego. A qualcuno scappa il dito sull'audio, mi spiace. Non si preoccupi, capita, ed è un intervento che ci dice della complessità anche della situazione e dei temi che andiamo ad affrontare. Dicevo che sono, tra queste linee rientra il tema dei Green Ports nell'ambito della linea 5 che proprio riguarda i sustainable and smart mobility. Ora, è stato già richiamato, ma un obbligo molto chiaro del Green Deal e la riduzione drastica dell'inquinamento causato dai trasporti, puntando su una altrettanto drastica riduzione dei gas serra nel settore aeronautico e marittimo. E le prospettive però di sviluppo indicano per il 2050 un raddoppio del traffico aereo, con un incremento del 15% stimato di emissioni di gas serra, e nello stesso orizzonte temporale il trasporto marittimo assorbirà circa il 90% del commercio globale, con un incremento del 2,5% di emissioni di gas climalteranti. Quindi è chiaro come in questo contesto aeroporti e porti, sia marittimi che fluviali, giocheranno un ruolo sempre più importante, sia come punti di connessione tra le rispettive reti, sia come nodi multimodali, intermodali di scambio, sia come siti commerciali strettamente collegati con le altre forme di trasporto terrestre e le grandi realtà urbane. Quindi l'obiettivo di questa linea è individuare concetti e soluzioni innovative per le comunità portuali al fine di ridurre il contributo di emissioni di gas serra e migliorare la loro resilienza alle sfide del cambiamento climatico. Un altro concetto, e chiudo, vorrei diciamo stressare, che è un concetto che caratterizza i miei interventi su questo tema ormai da tempo, cioè che non si può pensare al tema degli smart porti senza pensare al tema delle città e dei contesti urbani nei quali i porti e le infrastrutture portuali sono realizzate. Da tempo vado dicendo che forse anche su questo va fatta una riflessione che punti a integrare i concetti di pianificazione, programmazione, progettazione per rendere gli smart porti sempre più inseriti nel contesto urbano e renderli quindi più efficienti e anche più adatti ad affrontare non solo le sfide commerciali che abbiamo davanti ai trasporti marittimi, ma proprio le sfide
rispetto a questo tema della sostenibilità. Sarebbe infatti alquanto strano che una città che ospita un porto fosse, diciamo, diventasse smart mentre il porto restasse ancorato ancora a vecchi criteri di costruzione o energetici, o viceversa, che il porto diventasse smart e la città nella quale il contesto urbano nel quale è ubicato invece restasse ancorato a crisi precedenti. Quindi direi, concludendo, che ci sono due grandi sfide che sono importanti e che, ripeto, destano preoccupazione, me ne rendo conto. Una è quella di rispondere a ciò che l'Europa ci chiede, e che ormai diventa inevitabile, perché non è che abbiamo altre strade rispetto a quelle dello sviluppo sostenibile. L'altro è quello di come arrivare a rispondere a queste sfide, e io credo che la parola chiave sulla quale invito a riflettere possa essere, una delle parole chiave possa essere, integrazione, proprio nel senso di integrare, come dicevo, progettualità e programmazione e pianificazione. Ovviamente questo è uno sforzo che riguarda anche le città e i contesti, ripeto, nei quali i porti sono inseriti. In questo senso, lo sforzo di ISPRE del sistema, anche attraverso le attività scientifiche e di ricerche anche internazionali che stiamo conducendo con altri paesi, c'è una collaborazione molto ben avviata con la Francia per un aspetto specifico che riguarda i dragaggi e la gestione dei sedimenti marini, su un argomento molto delicato sul quale abbiamo fatto passi in avanti. La nostra sede di Livorno è molto impegnata, ecco, io posso assicurare che l'Istituto e il sistema, nei limiti, come si dice, delle competenze, ma anche con uno sguardo rivolto al futuro per quanto riguarda l'implementazione di attività scientifiche e di ricerca, saranno a disposizione per accompagnare questo cambiamento. Ecco, vi saluto, vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie a lei. Grazie. A lei. Grazie. È arrivata la nostra moderatrice Tiziana Murgia, quindi le passo subito la parola per un saluto. Buongiorno a tutti, mi fa piacere rivedervi qui, anche se in modalità digitale quest'anno. Vedo che siamo tutti presenti. Ho seguito con molto interesse l'intervento di Dottore La Porta. Non mi vedevate, ma c'ero, ho avuto qualche piccolo problema tecnico. Adesso dovremmo passare ai prossimi interventi e chiedo al dottore Zammariolo se... Sì, non abbiamo... alla tavola. Non si è ancora collegato con noi l'onorevole Tullio Patassini. Quindi, non so, posso solo immaginare che le vicende di Roma possano in qualche modo averlo trattenuto in queste ore. Adesso vediamo se riusciamo a recuperarlo. Altrimenti chiedo alla segreteria Gaia Marani se il presidente Rossi è disponibile per il collegamento in questo momento. Mi sentite? Sì. Ecco, vado subito a vedere, quindi un secondo soltanto e poi eventualmente condivido lo schermo. Ti ringrazio, Gaia. Niente, grazie a voi. Attendiamo solo un minuto perché, come vi dicevo, insomma, abbiamo una scaletta molto nutrita e chiaramente anche alcune problematiche di sovrapposizione di orari con altri appuntamenti pregressi, insomma, dei nostri ospiti. E vi chiedo solo di pazientare un secondo. Se c'è nel frattempo qualche domanda per il nostro relatore di Ispra. Non ho capito, scusami Andrea, domanda per il relatore Ispra? Sì, eventualmente per il dottor La Porta, visto che comunque avevamo un minuto. Ma non lo vedo più, vedo che è andato via. Andrea? Sì? Cinzia? Sì? Se siete pronti, allora io condivido lo schermo e collego il presidente Rossi che voi vedrete, ok? Perfetto. Perfetto. Grazie. Diamo la parola allora al presidente Rossi di Assoporti e del Porto di Ravenna. Prego. Mi vedete? No, no, al momento no. Vediamo il tuo desktop. Sì, infatti. Sei in condivisione schermo? Allora aspettate un attimo che interrompo e rifaccio. Condivisione schermo. Tutti i partecipanti.
Mamma mia, ragazzi, che schifo. Condividi. Niente. Vabbè, comunque siamo collegati in audio. Non si riesce. Niente. No, no, è collegato, siamo collegati in audio. Non so perché adesso non riesco a fare la condivisione dello schermo, ma dovreste sentirci, no? Sentire ti sentiamo, ma forse per vedervi devi riattivare il video che al momento disattivato. No, sì, ma il video è riattivare il video, non condividere lo schermo. Prima abbiamo fatto delle prove, ma come sempre quando fai le prove le cose funzionano e quando invece poi provi, schermo, condividi, faccio un ultimo tentativo, no. Che rompi condizione. Va bene, quindi lasciamo un collegamento audio, se non è un problema, va bene? Va benissimo. Va benissimo. E quindi il presidente ci sente, il presidente Rossi? Sì, io vi sento. Buongiorno, buongiorno presidente. Siamo qui appunto, attendiamo il suo saluto, intanto benvenuto e la ringraziamo moltissimo perché sappiamo che ha molti impegni, quindi grazie veramente per essere qui con noi e le lascio subito la parola per il suo saluto e il suo intervento. La ringrazio. Allora, grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Mi spiace di questi problemi tecnici, spero riusciate a, almeno a sentire. Pronto? Pronto? È andata via la voce. Oh. Ecco, torna, è tornata. Ci siamo? No, Cinzia, forse è andata via a te, perché io l'ho sentito esattamente quello che ha detto. La voce si sentiva benissimo. Sì, comunque, sì, al Presidente, la... proceda pure, la sentiamo. Proceda. Ecco, qualcosa di positivo questa drammatica situazione sanitaria che ha afflitto il mondo in questo momento ci ha lasciato che stiamo diventando tutti più smart e quindi stiamo imparando ad usare tutte queste tecnologie che ovviamente per voi è un, come dire, una banalità, invece per me, ma credo veramente per tanti, è stata una scoperta che ci ha aiutato a continuare a lavorare, a continuare a vivere in condizioni, insomma, ragionevoli. Abbiamo avuto la possibilità di mantenere una connessione sociale, un contatto sociale che diversamente sarebbe stato impossibile. E tutto questo, perché faccio questo discorso, tutto questo ha avuto, ma avrà ancora di più nel futuro, anche non solo nella gestione della nostra vita personale e lavorativa, ma anche nell'impatto ambientale che ha consentito di gestire meglio. Può sembrare una banalità, ma il fatto che stiamo facendo questo incontro con questa forma telematica ha evitato che qualche decina, forse insomma anche di più, qualche decina di persone si spostasse, utilizzasse, consumasse carburanti, inquinasse, volente o nolente, partecipasse ad un processo di inquinamento dell'ambiente. Quindi direi che nel disastro, nel dramma di questa situazione, siamo riusciti a trovare qualcosa di positivo e si inserisce nel ragionamento complessivo dell'attenzione, della sensibilità che stiamo maturando nei confronti dell'ambiente, nei confronti delle tematiche green, nei confronti di quelli che per quanto riguarda il mio ambito di lavoro, di competenza, che è l'ambito portuale, per quello si inserisce in quelli che sempre di più definiamo gli smart port e i green ports. La sensibilità che si sta sviluppando attorno a queste tematiche ha necessariamente coinvolto anche la portualità e la logistica portuale. Non perché prima non ci fosse, perché devo dire che l'ambiente portuale, l'attenzione delle autorità di sistema alle tematiche ambientali è sempre stata
elevata. Abbiamo sempre cercato di implementare tutte le tecnologie più e di obbligare anche i nostri concessionari a utilizzare tutte le tecnologie più moderne, più efficienti, ma oggi siamo in una situazione, credo, emotiva, oltre che complessivamente normativa, ma anche emotiva diversa, dove c'è una disponibilità partecipativa, una disponibilità di condividere questa esigenza in modo importante, in modo sincero, da parte di tutta una comunità. Ecco, questa è la comunità portuale. Credo che questa sia la più bella testimonianza che si possa portare ad un confronto su tematiche di attenzione all'economia verde, alle tematiche ambientali, al smart city, agli smart ports. Ecco, il portare la testimonianza di una sensibilità che si percepisce, si manifesta sulle banchine, nei luoghi dove si decidono gli investimenti portuali, fra i tecnici, fra coloro che insomma decidono cosa bisogna fare, come bisogna farlo, e fra coloro che lo vivono, mi pare il messaggio più significativo, più bello, dire quello che state facendo voi è qualcosa che non solo apprezziamo, ma che condividiamo e che vogliamo trasformare in atti concreti nella gestione quotidiana della nostra attività, dei nostri porti. Quindi abbiamo bisogno di quello che fate, vi ringraziamo, aspettiamo con tutte le opportunità di innovazione tecnologica, di sviluppo delle nuove di nuovi sistemi, di nuove tecnologie, per andare sempre di più in questa direzione. Quindi insomma è importante che questo dibattito sia sempre più esteso nel paese e coinvolga sempre di più i decisori. Quindi a questi incontri, a queste conferenze, a questi convegni, la mia forte raccomandazione è: portiamo sempre di più la politica, le amministrazioni, i rappresentanti dei governi, insomma coloro che poi siederanno là dove le decisioni vengono prese, che abbiano consapevolezza di quale sensibilità si sta sviluppando nel paese e, per quanto ci riguarda, nelle banchine, nei confronti di queste tematiche, di questi problemi. Vi ringrazio per quello che state facendo e spero che sia un bellissimo webinar. Vedo, ho imparato anche questa parola qui. Grazie Presidente. Ti sentiamo assolutamente di condividere queste sue parole. Remtec e Coast sono una platea appunto di condivisione, di incontro da molti anni, cui cerchiamo appunto di far coesistere un po' tutte le anime dei diversi problemi, dei diversi temi, quindi dalla ricerca alle istituzioni e le aziende. Quindi è assolutamente importante anche dal nostro punto di vista che ci sia questa possibilità di confronto. E purtroppo non riusciamo ad avere con noi l'onorevole Tullio Patassini, quindi io suggerirei di procedere con l'inizio della nostra tavola rotonda. E invito quindi, purtroppo non, come vi anticipavo, non riesce ad essere con noi nemmeno il contrammiraglio Sinapi, che fa parte del nostro comitato scientifico di COST, che è diventato da poco tempo il nuovo direttore dell'IHO, quindi l'International Hydrographic Organization. Avrei avuto molto molto piacere di sapere da lui alcune cose, ma vediamo se riesce magari a collegarsi più tardi. Alla nostra tavola rotonda abbiamo invitato il presidente Mega dell'autorità sistema portuale dello Stretto, il presidente Corsini dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Francesco Messineo, segretario generale dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, il Francesco Di Sarcina, segretario generale dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale. Poi abbiamo il capitano, doveva essere con noi il comandante Massimiliano Nannini, direttore dell'Istituto Grafico della Marina, ma viene sostituito dal capitano di vascello Marco Grassi, che è il suo vice, appunto, vice direttore dell'Istituto Grafico della Marina.
E poi abbiamo in rappresentanza di OICE Francesco Ventura, in rappresentanza di DHI Italia Andrea Pedroncini e in rappresentanza di Codevintech Italiana Marco Fumanti. Io tra l'altro tengo molto a ringraziare questi ultimi tre che sono in rappresentanza anche di queste aziende che hanno sostenuto, hanno creduto in noi e hanno sponsorizzato questo evento e li ringrazio molto. E direi di cominciare la tavola rotonda, prego Cinzia Garofoli di introdurre il primo oratore, il nostro primo relatore. Sì, introduco l'ingegner Mario Mega, presidente della sedicesima autorità di sistema portuale, l'autorità di sistema portuale dello Stretto, Porti Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria, dallo scorso anno. E niente, l'ingegnere, per presentarlo, è delegato intanto di Assoporti per il settore informatica e digitalizzazione e nel suo lungo e importante curriculum direi che insomma c'è da ricordare che è stato direttore del Dipartimento Sviluppo e Innovazione Tecnologica dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, il suo precedente incarico. E segretario generale dell'autorità portuale di Bari precedentemente. Ingegnere, lei intanto la prego di prendere la parola e ci parlerà appunto di sostenibilità ambientale nelle infrastrutture portuali e le politiche ambientali e di supporto alla transizione energetica dei porti e dei territori. Prego. Grazie agli organizzatori, buongiorno a tutti i colleghi e gli ospiti. Certo che, come dire, dopo tanti anni io sono un vecchio collaboratore di Costa Expo, quindi dopo tanti anni rivedersi online è dà un pochettino di tristezza, perché è vero che riusciamo ad evitare il viaggio, ma è anche vero che era un'occasione ogni anno anche per incontrare tante persone e scambiarsi anche tante idee al di fuori dei convegni. Detto questo, veniamo al tema della sostenibilità. Noi siamo l'ultima autorità di sistema, la neonata da molti punti di vista. Tutte le altre autorità di sistema hanno potuto cominciare molto prima un percorso, soprattutto nel tema dell'efficientamento energetico, di un maggiore coinvolgimento di aspetti ambientali nella gestione portuale, perché sono elementi che sono stati introdotti nell'ultima riforma dell'84 del 2016. Quindi noi ancora, per esempio, non abbiamo potuto avviare la redazione del documento di energetico ambientale, quindi siamo ancora nella fase di startup, ma crediamo soprattutto all'interno del piano operativo triennale che abbiamo da poco approvato, crediamo di aver delineato, anche sfruttando un pochettino quelle che erano le esperienze che in questi ultimi anni sono state condotte, di aver delineato un percorso che aiuti il nostro sistema portuale, il sistema sullo stretto, a recuperare presto una dimensione di efficientamento e di sostenibilità maggiore rispetto al passato. Oggi io credo che sempre di più diventa indispensabile non tanto realizzare interventi oramai di ambientalizzazione, ma si tratta proprio di cominciare a pensare, a ragionare, a progettare tutto quello che si fa già con una visione diversa. Voi pensate che dalle nostre banchine ci sono giorni dell'anno in cui si muove un mezzo navale di qualsiasi dimensione praticamente ogni 5 minuti. Pensate che siamo sulle sponde dello stretto che sono attraversate annualmente da migliaia di navi, non tutte assolutamente,
la minima parte che interessano i nostri porti e la maggior parte che si sposta. Quindi c'è una grande attenzione, ci deve essere una grande attenzione a realizzare e soprattutto a programmare uno sviluppo portuale che sia il più sostenibile possibile, perché è chiaro che non è facile sostenere per i territori a volte anche un carico così importante di inquinamento prodotto dai mezzi navali e purtroppo i nostri porti sono risultati anche su alcune classifiche molto molto a livelli preoccupanti di inquinamenti. Cosa intendiamo fare? Sicuramente assecondare le politiche di transizione energetica in maniera molto, molto decisa, e da questo punto di vista sicuramente tutti i nuovi interventi che stiamo programmando di potenziamento delle banchine dovranno prevedere da un lato la possibilità di mettere a disposizione energia elettrica direttamente in banchina, perché per alcune tipologie del naviglio che scala, questo è un qualcosa che sicuramente è una modalità di alimentazione che sarà sempre più presente, soprattutto adesso che il governo con gli ultimi provvedimenti sta cercando di introdurre anche dei benefici degli incentivi fiscali che abbatteranno i costi e quindi consentiranno sicuramente di rendere vantaggioso quello che al momento ha bloccato questo tipo di impianti. Ma soprattutto l'elemento fondamentale in prospettiva rispetto in attesa che si possa arrivare ad alimentazione a idrogeno e sicuramente quello che sarà, sembra in questo momento almeno il futuro, dovremo assecondare l'utilizzo dell'energia. È molto importante, nelle regioni meridionali nel nostro sud c'è un'assenza evidente di questo tipo di impianti. Noi ci apprestiamo ad individuare la possibilità di realizzare anche nel nostro sistema un impianto di medie dimensioni in maniera da da contribuire oltre ai fabbisogni delle nostre navi, anche creare le condizioni perché una parte di tutte quelle che attraversano lo stretto abbiano la possibilità di approvvigionarsi. Questo sicuramente farà fare un salto di qualità importante al settore. Certamente anche in questi approcci ci sono e dovremo utilizzare, perché non c'è dubbio che dappertutto ci sono grandi problemi di accettabilità da parte dei territori, ma noi lavoreremo insieme come abbiamo fatto in tutti questi mesi e quello che sarà l'obiettivo. Io sono convinto che oggi la ricerca e la tecnologia ci aiutano molto. Noi dobbiamo considerare anche questi impianti, questi depositi costieri, in realtà come una parte del sistema, nel senso che ci sono ricerche interessanti per cui alcuni di questi impianti possono anche essere alimentati a bio-LNG, quindi possiamo immaginare che un impianto che parta semplicemente per distribuire l'LNG che viene magari da un rigasificatore nel medio termine possa essere alimentato con bio-LNG e quindi cominciare una produzione che da un lato è all'interno del ciclo
come dire, del ciclo dell'economia verde, quindi del riutilizzo delle risorse. Quindi io credo che noi dobbiamo cambiare l'approccio, dobbiamo cercare sempre di più di ragionare in una maniera integrata. Non esistono gli impianti fotocopia realizzati in maniera identica e che vanno bene per tutte le parti, del mondo. Dobbiamo spingere affinché la ricerca aiuti gli operatori a realizzare impianti di avanguardia, perché se da un lato, per esempio, l'LNG è certamente una necessità e al momento è nelle, come dire, nelle politiche di sviluppo sia nazionali che dell'Unione Europea, dall'altra parte non possiamo non considerare che non si possono realizzare impianti che come dire, che aggravano il carico, gli impatti ambientali negativi sui territori, su porti che si trovano all'interno di luoghi fantastici, quali sono per esempio quelli dello Stretto, o di ambienti marini che vanno tutelati, come sono molti di quelli che sono adiacenti ai nostri porti. Quindi io credo che sempre di più dovremo favorire impianti innovativi cercare di dialogare molto con i territori affinché, come dire, probabilmente si ottimizzino, cosa che nel passato non sempre si è ottenuto, si ottimizzino più i risultati della sostenibilità ambientale di un impianto piuttosto che quello del vantaggio economico dell'operatore. Poi se questo non dovesse esserci, vorrà dire che dovremmo intervenire con risorse pubbliche per bilanciare, e queste risorse pubbliche saranno proprio a tutela di una qualità che dovremmo dare ai nostri impianti. Quindi questa è la strategia che secondo me dovremo seguire, certamente quella che seguiremo noi sullo Stretto e che speriamo ci aiuti insieme a tante altre iniziative a far diventare lo Stretto un luogo dove il traffico marittimo è un elemento che fa parte della vita quotidiana di tutti i residenti, perché vuol dire, potete immaginare quanto nella vita di un reggino o di un messinese incida la portualità, molto più di tante altre parti dove il porto è solo, come dire, un elemento di collegamento, ma qui è vita quotidiana, è, come dire, è scenografia quasi di azioni di vita continua, e quindi in questo dobbiamo creare sviluppo, ma contemporaneamente avere una grandissima attenzione alle tematiche ambientali, perché altrimenti rischiamo di distruggere anche l'ambiente stesso, non solo in cui viviamo, ma in cui, su cui dobbiamo puntare per sviluppare altre attività. Io vi ringrazio di nuovo, scusate se sono andato lungo, ma è un tema che sento particolarmente, perché realizzare porti non solo tecnologicamente avanzati, ma adesso anche dal punto di vista della sostenibilità avanzate, è sempre stato un mio impegno, e oggi poterlo fare in questo ruolo è una grande responsabilità, ma che mi sta prendendo molto. Grazie. Presidente, la ringrazio, però c'è anche una domanda per lei da un nostro ascoltatore, da un partecipante. Si tratta di Salvatore D'Alfonso, che le domanda: esiste un VTS sullo Stretto che consenta un monitoraggio efficace del traffico di attraversamento e quindi anche di conoscere quanto inquinano i mezzi navali? Allora, sicuramente l'area dello Stretto è stata una delle prime ad essere controllata. Il traffico marittimo sullo Stretto è regolamentato in maniera analoga a quella che è il traffico aereo, quindi non si sposta niente
all'interno dello stretto, sia in maniera trasversale tra Calabria e Sicilia, ma anche longitudinale lungo lo stretto, senza che l'autorità marittima non ne controlli i movimenti, sia attraverso i sistemi radar, ma anche attraverso poi dopo i servizi tecnico-nautici e il pilotaggio. È chiaro che queste attività al momento sono indirizzate soprattutto alla movimentazione marittima, quindi alla garanzia della sicurezza della navigazione. Al momento non mi risulta che esistano attività di monitoraggio di monitoraggio automatico delle emissioni delle navi, ma certamente in futuro anche in questo caso è possibile immaginare che con una crescita del sistema informativo dell'autorità dello stretto in collaborazione con l'autorità marittima si possa arrivare anche a quello. Benissimo, la ringrazio, grazie anche per il suo interessante intervento. E lascio la parola alla dottoressa Tiziana Murgia per le prossime presentazioni. Allora, passiamo adesso da un ingegnere che si è occupato, almeno per quanto lo conosco, sempre di tecnologia e innovazione tecnologica, sia precedentemente all'autorità portuale di Bari, ma adesso anche per conto di Assoporti come delegato, a un altro ingegnere molto noto nello scenario delle infrastrutture, anche precedentemente al suo arrivo all'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, tant'è che per conto di Assoporti alla delega sulle infrastrutture CIPE e nel gruppo di lavoro per l'accelerazione dello sviluppo infrastrutturale e per la semplificazione, una parola molto chiave, soprattutto se la leghiamo a tutte le problematiche ambientali. E ho il piacere di lasciargli la parola proprio con questo input che conosciamo un po' tutti molto bene. Grazie Tiziana, adesso credo mi dovreste sentire, non vedo più i video ma forse sono messo. Sì, la vediamo bene. Ecco, perfetto. Allora, sì, semplificazioni è la parola magica di questi giorni e abbiamo fatto un certo lavoro per cercare di introdurre alcune norme, alcune previsioni che facessero riferimento anche al contesto, diciamo, della sostenibilità ambientale dei porti, specialmente alcune norme sui dragaggi che non hanno per ora trovato grande accoglimento, ma che secondo noi potrebbero diciamo, rimettere in moto il settore da quel punto di vista e comunque senza impatti sull'ambiente. Noi abbiamo diversi strumenti ormai con la nuova legislazione per pianificare le attività ambientali in campo portuale, che sono il documento di programmazione energetica e ambientale e lo stesso DPSS, cioè il documento preliminare per la redazione poi dei piani regolatori di sistema. Sono due strumenti che ci consentono di intervenire in tutta una serie di settori. Quello che secondo me è fondamentale in questo momento, al di là dei programmi di governo che stanno cercando di mettere su un piano nazionale per il cold ironing e quindi per cercare di ridurre le emissioni delle navi in porto, cosa che è sicuramente uno degli elementi più importanti, perché no, la domanda precedente sull'inquinamento delle navi che passano sullo stretto diciamo ha una sua valenza, ma sicuramente su cui bisogna intervenire sono le emissioni in porto, perché poi soprattutto nei porti cittadini, quelli che gravitano direttamente nell'ambito cittadino, come può essere Livorno, ma come tante altre situazioni, le emissioni delle navi, in particolare se c'è un'attività traghettistica di un certo rilievo, come a Messina, credo, l'elemento su cui intervenire. Questo è abbastanza complesso, ci sono delle norme europee che prevedono l'abbattimento dei contenuti di zolfo nei combustibili che vanno utilizzati in porto,
ma probabilmente non è ancora sufficiente. Diversi operatori si stanno organizzando in modi diversi, o usando gli scrub o usando dei grandi pacchi batterie che ricaricano durante la navigazione e utilizzano il porto come alimentazione alternativa. Per esempio questo lo fa Grimaldi, altri si orientano nell'altro senso. È evidente che anche questa soluzione crea tutta una serie di problemi che sono legati allo smaltimento degli scrub una volta che sono stati utilizzati ed esauriti, sia legato allo smaltimento dei pacchi batterie che sono molto, molto grossi e che hanno anch'essi una durata finita. E su che cosa si può intervenire? Sicuramente il cold ironing può essere una soluzione. Il problema è l'alimentazione. L'alimentazione attualmente viene fatta dalle reti elettriche cittadine e anche se si introducono poi degli incentivi per abbattere i costi dell'energia elettrica, bisogna farsi bene i conti, perché intanto gli operatori non sono preparati, soprattutto quelli che fanno attività traghettistica non hanno navi che sono in grado di accogliere l'energia elettrica da banchina, e quindi andrebbero fatti degli investimenti. Questi investimenti, se non sono incentivati, non possono ovviamente far capo all'armatore che normalmente non è disponibile a farlo. E in più, comunque, l'energia che viene consumata è un'energia che viene prodotta per la gran parte da fonti fossili. Allora, questo sistema può funzionare in maniera, diciamo, efficiente se viene alimentato da fonti green e se le navi sono diciamo attrezzate per poter fare questa operazione. Questo ci porta a ragionare su un discorso che io credo che sia quello che noi su cui puntiamo per il futuro, non sicuramente prossimo, perché ovviamente ci sono tante questioni da risolvere, sia tecniche sia amministrative, ma che devono far parte della programmazione pluriennale di un'autorità di sistema, e così come possono far parte della programmazione di gran parte delle autorità. Quello su cui noi tenderemmo a puntare per il futuro è l'autonomia energetica del porto, ovvero riuscire a produrre energia in maniera indipendente dalle reti standard nazionali. Questo si può fare in tanti modi, o chiaramente utilizzando sistemi a pale eoliche, se è possibile farlo, oppure anche in parte utilizzare le superfici del porto per produrre energia da solare. Ma sicuramente uno dei veicoli su cui si può puntare per il futuro è, come diceva Mega pure prima, l'LNG. L'LNG è una fonte fossile anch'essa, che però diciamo ha emissioni sicuramente ridotte rispetto alle fonti fossili tradizionali, e attraverso dei sistemi di cogenerazione si può generare energia elettrica in loco. Sempre nella prospettiva, perché ormai rispetto all'LNG e all'idrogeno che si sta affermando come combustibile del futuro, noi diciamo che una prospettiva di utilizzo o di infrastrutturazione in ambito LNG la possiamo intravedere fino al 2023-2024, periodo in cui diciamo, finisce l'attività di programmazione in questo ambito dell'Unione Europea, e è prevedibile che nel futuro, dopo questi anni, si punti di più sull'idrogeno. Ci sono stati recentemente dei grossi investimenti nel porto di Rotterdam e in altri porti del nord Europa proprio per realizzare impianti che generano idrogeno, alimentati anch'essi, come ben sapete,
questi hanno necessità di energia e alimentati anch'essi da LNG o da reti green. Questo è una ipotesi che poi può alimentare anche il cold ironing delle navi a banchina, perché allo stato attuale il mercato italiano non presenti una richiesta sostenuta di questo tipo di alimentazione, però questo può dare la possibilità di realizzare un ciclo chiuso che renda il porto autonomo e possa essere basato su fonti comunque meno impattanti del tradizionale combustibile fossile. E ci vorrà del tempo, sicuramente è una vision per il futuro. Quello che si può fare allo stato attuale lo possiamo realizzare sulle progettualità che sono pronte. Non dimentichiamoci che noi tutti parliamo di Recovery Fund e delle risorse che ci può apportare. Bene, questo strumento allo stato attuale ha una prospettiva al 2026, che significa che gli interventi che dobbiamo fare, che vogliamo fare, li dobbiamo fare nel periodo tra il 2022-2023 e il 2026. Probabilmente anni in cui le nuove tecnologie dell'idrogeno non saranno ancora commercialmente esplorabili, e quindi rimane come fonte privilegiata l'LNG e le energie, se vogliamo, anche green, ma prodotte con metodi tradizionali. Quindi io vedo più una pianificazione a medio termine, che è quella che ci consente l'attuale tecnologia, è una pianificazione più a lungo termine che deve traguardare le tecnologie nuove e farci abbattere considerevolmente le emissioni. Molto importante ovviamente il monitoraggio, perché noi tutti parliamo di inquinamento, di emissioni, di problemi. In realtà, per dire, noi a Livorno abbiamo fatto una serie di campagne di misure sia al fumaiolo, sia in città, sia nel porto, e alla fine, malgrado l'elevatissimo traffico che abbiamo qui, abbiamo riscontrato sempre parametri inferiori ai limiti di legge. Quindi anche questo è un argomento che va esplorato con una certa attenzione. Ecco, queste credo che siano le direttrici che tutti noi dovremmo seguire, e spero insomma di aver dato un contributo a questa discussione anche per poi poterne discutere meglio e magari trovare delle idee che possano essere comuni e quindi anche più accettate e condivise a livello governativo. Grazie. Bene, grazie a lei. Grazie mille, Presidente. Come sempre, i suoi interventi molto interessanti e direttamente al punto. La ringrazio tantissimo. Dopo, ovviamente, ci potrebbero essere delle domande, li lasciamo per la fine, anche perché adesso dovremmo intervenire al più presto il Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, l'ingegnere Francesco Di Sarcina, che non è nuovo agli interventi in questi contesti, lo conosciamo molto bene, per conto di Assoporti in più occasioni ci ha dato una mano per modifiche agli articoli di legge che riguardano il piano regolatore dei porti e il nuovo piano regolatore del sistema portuale. Magari ci vorrà anche dire come ha fatto molto bene in questa autorità di sistema portuale a riuscire anche a portare avanti un iter amministrativo che non è semplicissimo. A te, ingegnere. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, in effetti è stato un bel impegno. Diceva bene Tiziana che noi siamo riusciti a portare a compimento questo importante obiettivo, che è quello di realizzare il DPSS, il documento di pianificazione strategica di sistema, e tengo a sottolineare che abbiamo dovuto mettere in ragione, oltre al Ministero delle Infrastrutture ovviamente, due regioni diverse e quattro comuni diversi. Quindi si è trattato di fare una mediazione abbastanza complessa, che però dal momento della redazione del DPSS che abbiamo fatto con i nostri uffici, al momento dell'approvazione finale col decreto della Regione Liguria,
ha impegnato 18 mesi, che è un tempo, secondo me, enorme, però è pur sempre nel panorama generale un tempo, direi, lusinghiero, viste le complessità delle cose. Di questo volevo parlarvi, non tanto ovviamente dell'iter approvativo, ma quanto il DPSS possa essere cerniera anche per le questioni ambientali e del Green Port. Perché ve lo voglio dire? Voglio dire perché nella nostra elaborazione noi abbiamo deciso di complicarci un po' la vita da subito, perché la redazione del DPSS l'abbiamo fatta attraverso un colloquio con tutti gli stakeholders portuali, di entrambi i porti, sia di Spezia che di Marina di Carrara. Abbiamo organizzato degli incontri, abbiamo presentato la nostra visione di strategia futura e l'abbiamo in qualche modo condivisa con loro. Dico in qualche modo perché naturalmente abbiamo dovuto poi mediare posizioni che talvolta erano completamente diverse tra loro, però l'obiettivo finale era quello di cercare di trovare dei punti di condivisione più ampi possibili tra le diverse visioni di porto e di città porto che erano presenti sul tavolo. E sì, si parla di città porto perché è verissimo quello che diceva Mario Mega, è verissimo quello che diceva Stefano Corsini, i temi che noi affrontiamo non sono temi distaccati dal contesto nel quale ci immergiamo e da questo punto di vista è evidente che non si tratta soltanto di fare una buona pianificazione o di individuare delle buone soluzioni di Green Port, ma si tratta di spiegarlo alle persone. Perché le persone sono, per definizione, sono molto scettiche ormai. L'azione della pubblica amministrazione è vista come un'azione non nell'interesse pubblico, ma un'azione di invasione dei territori e delle prerogative della gente comune. Chi non lavora in porto vede il porto spesso come un ingombro, non come una prospettiva di crescita. E noi dobbiamo essere bravi invece a coinvolgere queste persone, e non è facilissimo, anzi non è per niente. Dobbiamo essere bravi a coinvolgere le persone e portarle il più possibile dalla nostra parte. E noi abbiamo provato un po' a farlo e abbiamo tirato fuori delle linee che ora vi voglio velocemente descrivere. Faccio solo un piccolo inciso, approfitto di questa importante e nutrita platea per esortare tutto il sistema Italia, qui rappresentato nelle sue varie sfaccettature, a credere molto nella pianificazione e a fare una massa critica, a spingere affinché il governo metta mano alla legge di pianificazione dei porti, che è tuttora estremamente complicata, anche in qualche volta contraddittoria, perché è inevitabile, non si può prescindere dalla pianificazione, non soltanto per gli aspetti green, ma in generale per gli aspetti di sviluppo del porto, anche quelli che con il green magari hanno assolutamente poco a che fare. Noi siamo spesso e volentieri relegati a piani molto vecchi, o comunque non molto vecchi, ma in ogni caso datati, perché il porto cambia tutti i giorni pelle. E allora pensare di dover fare dei cambiamenti anche di banalità attraverso percorsi complicati, lunghi, faticosi e spesso improduttivi, io credo che sia una delle più grandi difficoltà che gli operatori dei porti affrontano, è uno dei più grandi al tempo stesso limiti dei porti stessi. L'altro limite indubbiamente riguarda i dragaggi, su cui francamente io non credo ci siano stati finora grandi passi in avanti, perché la verità è che noi tutti i giorni combattiamo pene dell'inferno per fare interventi anche piccoli, e soprattutto da quando sono state introdotte queste ecotox che hanno veramente dato praticamente la parola, la mazzata finale al tema dei porti, dei dragaggi, scusa. Però torno subito e velocemente nel mio argomento e vorrei farvi vedere, non posso condividerlo velocemente, ma vorrei farvi vedere, vorrei dirvi qual è stata la conclusione dei nostri incontri con gli stakeholders. Sulla questione ambientale loro ci hanno chiesto, tutti gli operatori, ovviamente anche gli ambientalisti, ci hanno chiesto in larga parte, quindi il 64% degli intervistati ci ha chiesto la riduzione del rumore e dell'inquinamento, quindi è sicuramente la componente ambientale che sta più a cuore di tutti quanti. La seconda componente col 12% è un sottoinsieme, ovvero la riduzione del rumore nelle ore notturne, perché il porto di Spezia e anche quello di Carrara, come tantissimi porti peraltro, è vicino alla città, è contiguo alla città. Poi c'è una componente di consumo del mare e poi una componente del 6% legata alla fornitura di energia elettrica da parte delle infrastrutture portuali, che è un termine diciamo attuale, perché ovviamente parliamo di cold ironing e di altro. Sostanzialmente direi che tutti si sono concentrati su questi 4-5 aspetti, con una preponderanza per la componente rumore e aria enorme.
E allora che si deve fare? Allora abbiamo pensato di costruire questo DPSS affinché avesse nelle sue linee strategiche una linea strategica green, una linea strategica ambientale. Che significa? Significa che i piani regolatori portuali che ora andremo a disegnare, che stiamo già disegnando, dovranno traguardare ovviamente la dimensione del futuro sviluppo dei nostri porti, nella logica che noi riteniamo più opportuna, affinché i porti possano diciamo dispiegare al meglio le loro potenzialità, e questo è evidente. Ma una delle componenti a cui ciascun singolo intervento dovrà rispondere è quello di stare all'interno di una griglia diciamo di compatibilità ambientale che è dettata dalle risultanze di questo studio che noi abbiamo fatto. In buona sostanza, per tradurla a breve, sia in termini di pianificazione che poi più avanti in termini di realizzazione dei singoli progetti esecutivi, ogni intervento proposto di ampliamento, che sia piccolo che sia grande, deve rispondere a che cosa? A metodologie esecutive che rispettino rumori ambiente, dimensioni, spazi a terra, a mare in termini di dragaggio che abbiano come dire, dei requisiti di accettabilità rispondenti ai parametri che noi inseriamo all'interno dei piani. Deve essere insomma un sistema di validazione che si affianca alle validazioni classiche che fa il Consiglio Superiore o piuttosto tradizionalmente il Ministero dell'Ambiente o comunque altri enti, vigili urbani, vigili del fuoco, comuni ed altro, ciascuno per le proprie competenze. Noi dobbiamo in questo modo, attraverso la sapiente guida dell'altro documento che è stato richiamato dal Presidente Corsini, cioè il documento ambientale, il DEASP, noi dobbiamo ridurre il carbon footprint attraverso una serie di iniziative che stiano dentro i singoli progetti. Non soltanto quindi l'idea di migliorare l'esistente, che è necessario e fondamentale perché i porti sono esistenti, sono grandi e vanno, le azioni vanno fatte anche sull'esistente, prevalentemente sull'esistente, ma attraverso delle misure che ci permettono di fare i nuovi ampliamenti, i nuovi progetti assolutamente in linea col passato, con questa indicazione. E naturalmente in questa enunciazione di principi che noi abbiamo tradotto nel DPSS, che oggi ha visto finalmente la luce, anzi è da luglio che ha visto la luce, noi crediamo parecchio, perché passare attraverso delle griglie che permettano alla gente di capire che l'autorità portuale è vicina a questi temi, che crede veramente in questi temi, e che quindi intende svilupparli secondo delle logiche e dei processi che siano condivisibili sotto il profilo anche ambientale, se non prevalentemente ambientale, crediamo sia la chiave di volta per riavvicinare il porto, una delle chiavi di volta, per carità, non l'unica, forse neanche la più importante, però insomma sicuramente una importante chiave di volta per riavvicinare il porto e le sue istituzioni al tessuto cittadino, senza cui non si va da nessuna parte, perché la conflittualità, io ho lavorato tantissimi anni a Messina, e so la conflittualità messina, sono venuto qui a Spezia e a Carrara, conosco ora la conflittualità di Spezia e Carrara, collaboro con tantissime altre autorità di sistema portuale in Italia, anche spot evidentemente, semplicemente così per questioni marginali, ma percepisco e sento dai colleghi che la conflittualità tra porto e città, tra ambiente e porto, è sempre di più un fattore discriminante nella capacità che poi le singole pubbliche amministrazioni che si occupano di porto hanno nel realizzare le opere. Con l'auspicio quindi che l'avvicinamento tra le parti sia foriero di prospettive di crescita per i nostri porti in sinergia con le città che li ospitano, io vi lascio e vi ringrazio per avermi ascoltato. Buongiorno. Grazie a lei, segretario. Grazie tante, Francesco. Grazie. Passiamo alla prossima presentazione dell'ingegner Messineo, segretario generale dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale. L'ingegnere conosciamo bene, ha una vasta e venticinquennale esperienza nella pianificazione, progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture portuali. Dal 2017 segretario generale dell'autorità del Mar Tirreno Centrale e è stato precedentemente segretario generale e commissario dell'autorità portuale di Salerno, prima ancora dirigente apicale dell'autorità portuale Gioia Tauro e presidente
dell'autorità portuale di Marina di Carrara. Questo come vastissimo curriculum, ha partecipato a moltissimi lavori della sezione opere marittime del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici come esperto, e questo è il suo appunto curriculum, e ci parlerà delle fonti energetiche alternative per i traffici marittimi e portuali, in pratica l'energia elettrica e GNL, e anche del tema della generazione dell'energia del moto ondoso, un tema già trattato anche da altre autorità, e siamo molto interessati a sentire il suo intervento, le sue valutazioni. Prego, ingegnere. Sì, buongiorno, grazie dell'invito e grazie a tutti voi per essere qui insieme. In effetti questo mio intervento più che altro vuole presentare dei casi di studio, e cioè ciò che stiamo concretamente realizzando nei porti della Campania, nei porti di Napoli e di Salerno. Quindi per accompagnare questa mia esposizione ho preparato qualche slide che spero di riuscire a proiettare, ma giusto per accompagnare il mio intervento. Allora, fonti energetiche alternative. Sì, uno degli obiettivi, è stato ripetuto da tutti i relatori che mi hanno preceduto, è quello di ridurre il consumo di combustibili fossili tradizionali, che sono molto inquinanti, che sono fonti non rinnovabili. E quindi oggi a cosa si guarda? Si guarda verso il GNL e verso l'approvvigionamento di energia elettrica sulle banchine dei porti. Ci sono tante altre iniziative, veniva prima ricordato anche dal Presidente Cossini l'utilizzo dell'idrogeno, però il GNL e l'alimentazione elettrica sono oggi tecnologie consolidate, facilmente disponibili. E quindi in prima battuta il nostro obiettivo è quello di implementare queste forme, queste risorse energetiche nei nostri porti. Cosa stiamo realizzando? All'interno del porto di Napoli un gruppo di aziende private ha presentato al MISE, al Ministero dello Sviluppo, dopo aver fatto numerosi incontri con l'autorità portuale e anche a valle di un avviso per manifestazione di interesse pubblicato dall'autorità del sistema portuale nel 2017, ha presentato il progetto di un deposito di GNL, uno small scale. Un deposito di GNL che servirà ad alimentare sia i mezzi navali, quindi le navi che opereranno nel Tirreno centrale e ovviamente nei porti della Campania, e sia l'autotrasporto terrestre. L'impianto, tra l'altro, prevederà la possibilità di rifornire degli isotank, quindi dei serbatoi, che attraverso il trasporto stradale o anche quello ferroviario potranno alimentare tutto il centro e sud Italia, come oggi già fa il porto di Napoli per gli idrocarburi, perché ricordiamo che il porto di Napoli è nell'Italia centro-meridionale continentale il principale hub dei prodotti petroliferi del paese. Questo progetto ha chiuso positivamente la conferenza dei servizi preliminare e quindi noi adesso stiamo avviando la fase di pubblicazione del progetto a livello europeo di pubblicità per avviare poi da una parte l'iter della concessione di demaniale marittima e contemporaneamente il MISE avvierà la procedura per l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento. Uno degli aspetti che rende complicata questa iniziativa è che la realizzazione di questo serbatoio di GNL è prevista nell'area petroli del porto di Napoli, che è all'interno del SIN di Napoli orientale, e quindi alle difficoltà tecniche legate alla realizzazione di un impianto di questo tipo si sommano quelle ambientali, perché qualsiasi intervento, come sappiamo, sulle infrastrutture portuali o sui fondali del porto all'interno di un SIN è sempre particolarmente complesso. Il secondo esempio che vorrei portarvi riguarda invece il porto di Salerno ed è un'iniziativa di cui ugualmente si è fatta promotrice l'autorità di sistema portuale per realizzare una nuova linea ad alta tensione che colleghi la parte occidentale della città e il porto di Salerno con la dorsale nazionale dell'alta tensione di Terna. In realtà oggi il porto di Salerno e tutta la parte, il centro storico della città che dinanzi alla quale si trova il porto di Salerno, soffrono di un enorme problema di mancanza di approvvigionamento energetico, di energia elettrica. Sostanzialmente le infrastrutture esistenti di Terna e via distribuzione oggi sono al limite della loro capacità. E questo rappresenta ovviamente un enorme limite all'implementazione di un modello di sviluppo delle attività portuali basato sull'energia elettrica. L'occasione utile è stata rappresentata dal fatto che
l'autorità di sistema portuale sta realizzando da alcuni anni un grosso investimento finanziato dal PON per collegare con un'autostrada, con una galleria stradale, il porto di Salerno con l'autostrada. Questa galleria, lunga circa 2,5 km, l'autorità portuale e stazione appaltante, consentirà il passaggio di una linea ad alta tensione, e quindi 220 kV, che collegheranno, ripeto, la linea nazionale con la zona occidentale della città e con il porto. Qual è l'obiettivo che noi intendiamo conseguire dal punto di vista ambientale? In verità non è tanto quello di alimentare con l'energia elettrica le navi. È stato già ricordato in precedenza come gli armatori non siano così propensi a fare questo tipo di investimenti per consentire l'alimentazione elettrica delle navi, soprattutto le grandi navi molto avide di energia, come per esempio quelle da crociera. Il nostro obiettivo è quello di trasformare l'equipment, tutti i macchinari portuali che oggi sono tipicamente alimentati con motori diesel, quindi con motori a combustione interna, ebbene fare in modo che nel porto operino prevalentemente mezzi elettrici. Questa è una prospettiva molto concreta, perché tutte le principali aziende che producono Reachstaker, gru di banchina, RTG e così via dicendo, hanno già a disposizione a catalogo macchinari alimentati elettricamente. E quindi nel momento in cui nel porto saranno disponibili colonnine di alimentazione adeguatamente potenti, le imprese portuali potranno acquistare nuovi mezzi meccanici non più alimentati a gasolio, né alimentati ad energia elettrica. Le imprese portuali ci stanno già chiedendo di avere questo tipo di infrastruttura, perché dal loro punto di vista questo tipo di investimento appare non soltanto conveniente dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista economico. E quindi sarebbero oltremodo contenti di fare questo importante rinnovamento del parco mezzi meccanici del porto nel momento in cui ci sarà sufficiente energia elettrica per alimentare tutti questi macchinari. Con la parte, diciamo, finale del mio intervento è legato a due progetti pilota che stiamo realizzando nei porti di Napoli e di Salerno per produrre energia elettrica dal moto ondoso. Siamo chiari, questo tipo di tecnologia difficilmente potrà avere gli stessi numeri e la stessa capacità di produrre energia elettrica che oggi ha il fotovoltaico o l'eolico, anche perché il Mar Mediterraneo, il Tirreno, non sono mari dove l'energia del moto ondoso ha la stessa intensità che può avere il mare del nord o che può avere l'oceano. Ciò nonostante, nel momento in cui si realizzano nuove opere portuali, può essere interessante, magari con un investimento non enorme, implementare appunto questi generatori di energia elettrica dal moto ondoso, perché con un investimento che a quel punto può essere marginale rispetto al grosso costo che può avere una nuova diga foranea, stiamo verificando se è possibile produrre energia elettrica in modo efficace ed efficiente da un punto di vista anche appunto economico. Questa immagine mostra un intervento pilota che si chiama progetto di Memo del porto di Napoli. Vedete che un tratto della diga foranea del molo San Vincenzo del molo del porto di Napoli è stata sostituita con questi cassoni, e questo progetto è portato avanti dalla Seconda Università di Napoli, e consiste sostanzialmente nello sfruttamento dell'energia prodotta dalla tracimazione ondosa, cioè le onde che scavalcano il molo San Vincenzo, l'acqua cade all'interno di queste celle e muove una turbina che produce energia. Una tecnologia alternativa è invece quella che stiamo implementando nel porto di Salerno, dove stiamo realizzando il prolungamento della diga foranea del porto. Vedete che si tratta di questo tratto che si trova qua giù e che prolungherà di 200 metri la diga foranea del porto di Salerno. Ebbene, questa diga foranea sarà realizzata in cassoni cellulari, e questi cassoni cellulari ospiteranno all'interno una tecnologia che invece si chiama REVEC 3,
che non sfrutta la trecimazione, come nel caso di Napoli, ma sfrutta l'andamento, diciamo, il movimento della colonna d'acqua davanti al cassone. La colonna d'acqua che va su e giù per effetto delle mareggiate comprime e decomprime una cella piena d'aria, che è quella che si vede in giallo all'interno di queste immagini, e la cella piena d'aria a sua volta muove una turbina che genera energia elettrica. Questa tecnologia è stata sviluppata in particolare dall'Università del Mediterraneo di Reggio Calabria, e anche con questa tecnologia stiamo partecipando a vari bandi europei per ottenere il finanziamento delle ulteriori macchinari che sono necessari. La conclusione dell'intervento quindi qual è? Che certamente è necessario che i porti diventino sempre più smart, e non sempre semplice individuare quali possono essere gli strumenti realmente efficaci che diano un risultato concreto, noi crediamo molto in questo tipo di sviluppo. Infine, rispetto alla domanda che è stata fatta sull'acquisizione dei dati del tracking delle navi, dei dati AIS, noi per realizzare il piano energetico ambientale dei nostri porti abbiamo acquistato i dati AIS di tutte le navi che sono venute negli ultimi anni nei porti di Napoli e Salerno, e confrontando questi dati con un database che dice anche le caratteristiche dei motori delle navi, stiamo valutando l'inquinamento prodotto da tutte le navi che sono entrate e uscite dai nostri porti negli ultimi anni, e quindi sì, è possibile utilizzare questi dati, sono disponibili commercialmente, e noi nel nostro caso per il piano ambientale stiamo proprio procedendo con lo studio di questi dati. Grazie. Grazie. Grazie Francesco. Sempre dei contributi estremamente interessanti. Siamo un po' stretti coi tempi, me ne dispiaccio, purtroppo succede sempre così. Io vorrei dare quindi rapidamente la parola al capitano di vascello Marco Grassi, che è in rappresentanza dell'Istituto Idrografico della Marina, di cui è vice direttore, e ha una lunga esperienza in missioni in Italia e all'estero, e a lui chiediamo quale può essere appunto il contributo dell'Istituto Geografico della Marina per lo sviluppo portuale, per le innovazioni all'interno dei porti. Prego, capitano. Grazie, dottor Zamariolo. Io colgo l'occasione per salutare tutti a nome del direttore, l'ammiraglio Nannini. Saluto con molto piacere anche i presidenti dell'autorità di sistema portuale a nome del direttore, con cui l'istituto ha una ormai collaborazione consolidata. Mi piace citare due parole che il presidente Rossi e il presidente Laporta avevano citato precedentemente, che sono condivisione e integrazione. Ultimamente il presidente Messineo ha detto che i nostri porti devono diventare sempre più smart. Allora, questa è anche una volontà dell'istituto, che sulla Blue Economy negli ultimi anni ha investito e sta continuando a investire, in quanto l'istituto, ente cartografico dello Stato per quanto riguarda la parte a mare, si è concentrato, specialmente negli ultimi 5 anni, per diventare sempre più parte attiva nella gestione degli spazi marittimi sulla base della direttiva europea per il Maritime Spatial Planning, e per la realizzazione di una struttura che possa rendere disponibile dati integrati, quindi quelli che sono i dati che vanno a fare le carte nautiche devono chiaramente essere resi disponibili per tutta la comunità nazionale, vie più per la comunità che gestisce i porti in questo caso. Quindi secondo quelle che sono le normative nazionali, anche in vigore le normative europee, l'istituto ha sempre più l'idea di condividere i suoi dati, renderli disponibili secondo la direttiva INSPIRE, quindi collabora per quanto riguarda la Consulta Nazionale per l'Informazione Territoriale e Ambientale, nella condivisione dei dati, e anche a livello europeo in progetti come EBONTNET, che hanno sicuramente l'obiettivo di rendere sempre più accessibili, sempre più impiegabili i dati che sono in nostro possesso. Questo anche nell'ottica di un riuso dell'informazione del settore pubblico, l'ottimizzazione delle risorse, che ci possa portare a, diciamo, impiegare sempre meglio quelli che sono i dati, in questo caso idrografici e oceanografici, a nostra disposizione. In un contesto di pianificazione e gestione delle risorse antropiche a mare, una fattispecie in quelle portuali, il ruolo dell'istituto è, mi sento di dire, abbastanza importante. Infatti proprio con l'istituzione della pubblicazione dell'istituto disciplinare tecnico per i rilievi idrografici, l'istituto idrografico ha costituito le basi, insieme alle autorità di sistema portuale,
proprio per garantire l'interoperabilità dei dati acquisiti a vario titolo, soprattutto anche in questo caso nell'area portuale, perché la standardizzazione dei dati, quindi avere i dati tutti uguali, consente non soltanto di produrre cartografia nautica affidabile, aggiornata, e questo ha un valore immenso per quanto riguarda la blue economy portuale in questo caso, ma ha permesso e permette di avere dei valori aggiunti, quindi ad esempio costituire delle serie storiche di dati sovrapponibili che ci possono consentire di valutare aspetti quali variazione di fondali, la modifica delle opere portuali, piedi e spalla delle banchine, le aree di insabbiamento, l'effetto delle eliche sulle strutture in cemento e sui fondali. Quindi praticamente sono degli strumenti che, se mantenuti, integrati e aggiornati, consentono non soltanto di realizzare una carta, ma di avere uno strumento che consente sempre di più di fare buona gestione e fare buona blue economy, in questo caso in area portuale. Quindi è molto importante sia mantenere aggiornata la documentazione, ma anche garantire delle serie di dati affidabili che possano consentire al gestore delle risorse di applicare questi dati in maniera efficace per gli scopi, appunto, della gestione portuale. Inoltre l'Istituto si sta concentrando anche su specifici prodotti per il diporto, e quindi strumenti cartografici e nautici per rendere sempre i porti più appetibili a quelli che sono gli operatori portuali marittimi, e quindi possono avere delle garanzie maggiori su quelli che sono i dati cartografici, avere dei fondali diciamo garantiti dall'ente cartografico dello Stato, e questa è una garanzia in più. Inoltre, uno dei progetti che l'Istituto Idrografico sta valutando per il prossimo futuro è la produzione e la realizzazione di carte in formato elettronico dei porti turistici, in modo da poter implementare il proprio portafoglio di carte nautiche elettroniche, allargare l'utenza, di conseguenza concorrere maggiormente alla sicurezza per la navigazione e dei naviganti. Un altro aspetto particolarmente sensibile e all'attenzione dell'Istituto Idrografico è anche quello delle maree, delle curve di marea, e quindi del loro impatto sulla realtà portuale. Domani il comandante Langellotto, sempre dell'Istituto Idrografico, farà proprio un intervento tecnico su questo aspetto, perché sinora l'Istituto ha prodotto delle tavole di marea che sono dei meri elementi previsionali che sono ad uso del navigante, e in special modo del navigante che deve approcciare i porti, che vengono appunto utilizzate per l'ingresso in porto e per la valutazione delle variazioni di marea. Le nuove specifiche cartografiche elettroniche, la pubblicazione S100 edita degli HO, mi dispiace che l'ammiraglio Sinapi non sia presente, l'ammiraglio Sinapi è attuale uno dei tre direttori degli HO in carica dallo scorso settembre. Le nuove specifiche S100, quindi specifiche per la cartografia elettronica, prevedono che i dati di marea non siano più soltanto catalogati con meri elementi previsionali, ma questi dati di marea saranno integrati anche dalle variazioni locali, dalle perturbazioni locali, quindi dagli aspetti meteorologici locali, che possono essere importanti per una previsione locale. Quindi sono dati che sicuramente aiutano la comunità marittima a delle previsioni di marea più precise, e quindi a una maggiore sicurezza anche dell'ingresso in porto. Tutto ciò, tutta questa opera dell'Istituto, ripeto, non è soltanto per assicurare il compito istituzionale, che è la cartografia nautica marittima in questo caso, ma è anche volto, diciamo, proprio a un aspetto economico di blue economy, ma quindi per permettere a navi di dimensioni sempre maggiori di entrare negli slot temporali più opportuni in porto con un'adeguata underkill clearance, e quindi sfruttare appieno quelle che sono le potenzialità dei nostri porti e delle nostre autorità di sistema portuale. Io avrei terminato il mio intervento, sono disponibile a eventuali domande adesso, subito. Anche certo, vediamo infatti se poi alla fine di questo primo giro riusciamo a tenerci qualche minuto per delle domande. Io la ringrazio molto per il suo contributo, poi attendiamo chiaramente appunto domani il collega per questo intervento tecnico molto atteso. E,
Dobbiamo un attimo correre, vorremmo tenerci una decina di minuti al termine di questa sessione perché abbiamo la premiazione degli Smartport Award 2020. E quindi chiederei ai prossimi ospiti di cercare di essere molto sintetici. Invito a parlare Francesco Ventura, che è membro del Comitato Scientifico di COST e parlerà in rappresentanza di OICE, che è l'organizzazione che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e di consulenza. Approfitto proprio della sua presenza per chiedergli quale, secondo lui, può essere il ruolo da giocare per le organizzazioni di OICE nello sviluppo portuale sostenibile. Sì. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Mi sentite? Sì, certamente. Ecco, come diceva Andrea, sono consigliere OICE con delega per l'ambiente e amministratore unico di una società di ingegneria di Roma, UTP. La nostra società è una società di progettazione, ci occupiamo dal 90 di studi impattamentali e di monitoraggi ambientali, in particolare per infrastrutture di trasporto. Invece per quanto riguarda OICE è l'associazione di settore delle società di ingegneria, di architettura e di Confindustria. Ecco, siamo circa 350 associati, tra grandi società ecco, come Italfer, come Arina Consulting, come Metropolitano Milanese, oltre che la società medio-piccola. In questo mio intervento vorrei limitare l'attenzione su alcune considerazioni che riguardano le nostre società di ingegneria che si occupano di infrastrutture portuali, attivamente impegnate ad integrare la sostenibilità ambientale nella progettazione e nella realizzazione delle opere. Il ruolo delle conoscenze tecnico-scientifiche nel perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale è quindi centrale. Il settore della progettazione può contribuire in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, quindi quelli dell'Agenda 2030. Una particolare attenzione dovremmo sempre rivolgere ai cambiamenti climatici. Ecco, vorrei fare un appunto, un focus sulla parola magica che diceva il Presidente Corsini sul nuovo decreto semplificazioni, che l'attuale assetto normativo si sta muovendo nella direzione di snellire gli appalti con l'intento di dare un nuovo impulso alla progettazione e anche alla realizzazione delle opere. Quindi dalla riforma del codice appalti si è arrivati al recente decreto semplificazioni. Questo decreto ha l'intento di incidere su tematiche strategiche come l'edilizia, gli appalti, i procedimenti amministrativi e la green economy. Ecco, per quanto riguarda noi come OICE, i nostri colleghi hanno attivamente partecipato a varie audizioni al Senato finalizzati alla stesura del predetto decreto. Ecco, questi sono solamente dei flash che ho riportato, con il nostro contributo siamo riusciti ad abbassare la soglia degli affidamenti diretti che era arrivata fino a 150.000 euro, siamo riusciti ad abbassare a 75.000 euro. Abbiamo riscontrato un abbassamento delle gare del 72% con la soglia a 150.000 euro. E poi, per esempio, questo punto 3, siamo riusciti ad inserire i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione del piano di sicurezza e coordinamento causa Covid-19. Questi sono tutti gli incarichi di progettazione. Per quanto riguarda il discorso del settore portuale, il decreto semplificazione dà un nuovo impulso ai numerosi interventi di natura normativa che hanno interessato il settore marittimo e portuale negli ultimi anni. Le novità introdotte dalla semplificazione riguardano aspetti sia procedurali che ambientale. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, abbiamo la dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici con riguardo agli adeguamenti tecnico-funzionali nelle aree portuali. In pratica, gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal comitato di gestione dell'autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati,
con riferimento esclusivo alle previsioni delle aree destinate alla funzione di interazione di porto città. La semplificazione prevede il silenzio assenso, quindi passati 45 giorni dall'istanza entro i quali è acquisito il consiglio, è acquisito diciamo, il parere del Consiglio Superiore delle Lavori Pubblici, detto parere si intende espresso positivamente. Quindi di fatto si sopprime l'atto di approvazione dell'adeguamento tecnico-funzionale da parte della Regione, nel cui territorio è ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo. Quindi diciamo, c'è uno snellimento, quindi le Regioni non entrano più in gioco in questo discorso. Un altro fattore è l'accertamento di conformità urbanistico edilizia delle opere pubbliche portuali, non entro nel dettaglio visto ecco, che Andrea ci sta cercando di stringere i tempi. Ecco, invece l'altro aspetto del decreto semplificazione sugli aspetti ambientali è in dettaglio i depositi temporanei dei fanghi derivanti da attività di dragaggio. Praticamente si innalza il periodo massimo di deposito temporaneo dei materiali di risulta dei dragaggi, passando da 30 mesi a 45 mesi. Questo però, per questa misura, sarà valida per l'operazione di dragaggio a avviare fino al 30 giugno 2021. Infine, anche c'è la definizione del perimetro dei siti di interesse nazionale, SIN, che ricadono nel perimetro delle autorità di sistema. Quindi se la ridefinizione del perimetro dell'istituto che regola le stesse aree del territorio nazionale da bonificare ricade nella competenza delle autorità di sistema, la richiesta di perimetrazione può essere formulata alla sola ISP invece che al Ministero dell'Ambiente. Questo naturalmente previo parere degli enti locali acquisito in conferenza di servizi. In conclusione, diciamo, abbiamo visto come i nuovi approcci normativi percorrono la strada della pianificazione portuale integrata con il territorio. In questo contesto, le nostre società di ingegneria e di architettura devono assumere un ruolo preminente nello sviluppo di soluzioni innovative, integrando le tecnologie diciamo, per il clima, per l'energia, per i trasporti, al fine di ridurre l'impatto ambientale e proteggere la salute dei cittadini. Ecco, un'ultima riflessione, ecco, ricollegandomi all'intervento dell'ingegnere di Sarcina e sul confronto che hanno fatto diciamo, con i stakeholder, quindi sull'importanza, per esempio, della valutazione dell'impatto acustico, del rumore. Ricordo che viene dei valutatori portuali, ecco, vorrei portare anche diciamo, la voce della nostra società di ingegneria che si occupa da più di 30 anni di impatto ambientale diciamo, in ambito portuale. Abbiamo sperimentato in questi ultimi anni l'esigenza quindi di andare oltre la semplice verifica della conformità ai limiti fissati dalla normativa specifica sul rumore delle emissioni in atmosfera. Occorre quindi ripartire da soluzioni tecnologiche e ambientali che possano andare nella direzione della sostenibilità diciamo, del sistema portuale in termini di riduzione quindi delle emissioni acustiche, delle emissioni atmosferiche e del risparmio energetico. Grazie per l'attenzione, a presto. Grazie Francesco, tutto davvero molto interessante, speriamo di riuscire magari a tornare su questi argomenti con qualche domanda in chiusura. Andrea Petroncini, che l'anno scorso ha ritirato uno degli award di COST, ingegnere del DHI, che appunto sponsorizza anche questa conferenza di oggi, esperto di modellistica numerica appunto nel settore marino. Penso sarebbe utile sapere quale può essere il valore aggiunto della modellistica numerica per questo sviluppo, diciamo, innovativo dei porti. Ti ringrazio Andrea. Condivido subito per accelerare anche i tempi. Sì, ti ringrazio perché i tempi sono sempre molto molto tiranni. Esatto. Allora tu chiedi del ruolo della modellistica numerica. Beh, diciamo che suddividerei il ruolo della modellistica numerica tra un più tradizionale supporto alla progettazione portuale e un più recente e in continuo sviluppo supporto all'operatività portuale. Oggi sempre di più gli strumenti modellistici numerici costituiscono delle piattaforme operative oppure dei pezzi, diciamo, di piattaforme operative che si integrano perfettamente nei port management system oppure nei cosiddetti TOS, nei terminal operating system.
Quali sono gli argomenti che la modellistica numerica oggi del mondo dell'acqua, stiamo parlando di HI, si occupa di acqua, gli argomenti e le tematiche che la modellistica numerica tratta in ambito portuale? Si va da un più, anche in questo caso, tradizionale supporto al dimensionamento delle opere, quindi onde di progetto, correnti, agitazione ondosa residua all'interno dei bacini portuali, e ovviamente anche ottimizzazione e progettazione del sistema di ormeggi, a aspetti invece più prettamente ambientali, quindi l'impatto delle opere sui litorali adiacenti, la previsione e la gestione dell'insabbiamento dei canali di accesso e delle imboccature portuali, le tematiche di dragaggio e conferimento, il tema del traffico, del sedimento movimentato dal traffico navale e più in generale della qualità delle acque interne al porto. Faccio alcuni flash su alcuni di questi aspetti che ritengo particolarmente interessanti per l'ambito portuale. Dal punto di vista dell'ambito meteo-marino, che cosa è cambiato negli ultimi anni? È cambiato che anche in assenza di misure, le boe purtroppo sono merce rara, le boe ondametriche, oggi con i modelli, la tecnologia e la capacità computazionale si riesce a ricostruire con buona affidabilità oltre 40 anni di dati, di serie temporali di dati di onda e vento in tutto il mare Mediterraneo con cosiddette boe virtuali. Questi strumenti naturalmente sono anche la base delle piattaforme previsionali, perché la previsione di vento e onda in prossimità del porto è la base di qualsiasi applicativo portuale e gestionale. Per quanto riguarda la gestione e la movimentazione dei sedimenti, sempre più spesso anche a valle delle richieste del DM 173 del 2016, i porti richiedono per le operazioni di dragaggio o livellamento e per i loro piani di monitoraggio ambientali di queste operazioni studi modellistici di dispersione dei sedimenti e per valutare l'incremento di torbidità atteso durante le operazioni e l'incremento di eventuale di deposizione al fondo in corrispondenza delle operazioni e soprattutto al di fuori del porto, che dove possono esserci dei target sensibili quali biocenosi, eccetera. Particolarmente importante e caldo come tema è quello della modellazione a supporto dell'autorizzazione di siti di immersione al largo. Il 173 prevede come opzione di gestione, previa ovviamente caratterizzazione dei sedimenti, l'immersione al largo del sedimento. Ecco, quello che si sta assistendo è una progressiva, anche se lenta, richiesta di siti alle regioni, che è l'ente autorizzatore, da parte dell'autorità di sistema, per autorizzare determinati volumi di immissione in mare. Tutto questo viene effettuato dal punto di vista modellistico anche grazie alle linee guida, alle indicazioni contenute nel manuale ISPRA 2017, proprio dedicato all'uso dei modelli nella movimentazione dei sedimenti a mare. Questi strumenti per modellistici, per valutazione della dispersione dei sedimenti, possono oggi anche essere utilizzati come vere e proprie applicazioni web, applicazioni cloud, e per valutazioni anche speditive. Nel momento in cui sono già montate dei modelli di corrente, onda e vento, ipotizzare un rilascio in un determinato punto, che può essere nel porto o fuori, diventa più semplice e si può avere un'idea indicativa iniziale almeno dei previsti effetti su torbidità e riduzione della luce. Dicevo prima, tematica importante e anche questa calda è la movimentazione dei sedimenti ad opera del traffico navale, sia per una questione ambientale, il sedimento può essere anche contaminato e quindi risollevare contaminazione, sia soprattutto, lasciatemi dire, per una questione di gestione delle operazioni di manutenzione dei fondali in termini di livellamento e dragaggi. Questo è un caso del porto di Genova che per pianificare le proprie operazioni di livellamento del fondale nel porto passeggeri ha richiesto questo approfondito studio per capire come si muovesse il sedimento ad opera del traffico navale, che in un porto così chiuso è di fatto l'unica forzante che determina poi la risospensione e la movimentazione dei sedimenti.
questi strumenti possono essere utilizzati nell'ambito di Port Management System, lo abbiamo fatto nel porto di Bari, introducendo la parte modellistica nella piattaforma Ismael. Concludo con una breve illustrazione di una piattaforma invece più omnicomprensiva, che gestisce quindi per vari, poi è già attiva in diversi porti, quelli che vedete a destra, gestisce la previsione delle variabili ambientali, onde, correnti, vento, trasporto di sedimenti, la risposta della nave e l'acquisizione per assimilazione dei dati nei modelli delle misure disponibili all'interno del porto e al di fuori dello stesso. A che cosa serve? Varie finalità, ovviamente, prima sentivamo parlare di underkill clearance, previsioni di underkill clearance, previsioni di tensioni delle navi all'ormeggio, supporto ovviamente alla navigazione, ma può essere anche più semplice possibile, cioè come nel caso della Virginia Port Authority, in cui la piattaforma serve esclusivamente a valutare le condizioni ottimali per la posizione dell'accosto e dell'ormeggio in modo tale da ridurre al minimo le tensioni agli ormeggi dettate in questo caso solo dal vento. Io ho concluso, spero di non essere andato troppo lungo e vi ringrazio. Grazie Andrea, no, sei stato perfetto davvero. Io entusiasmante queste nuove tecnologie e vorrei rimanere appunto in questo ambito con il prossimo ospite, Marco Fumanti di Codevintech Italiana, una società che appunto è specializzata nelle nuove tecnologie per le indagini terrestri e marine. A lui chiedo come ritiene che queste nuove tecnologie possano aiutare nello sviluppo dei porti e spiegarci magari anche in sintesi di quali nuove tecnologie si tratta. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Sarò molto breve, come sapete l'intervento che però non era previsto. Comunque, cerco di rispondere alla domanda. Noi stiamo utilizzando sempre più spesso sensoristica che diventa nel tempo sempre più precisa ed accurata. Quello dove vediamo però che c'è veramente un cambiamento è nella fruibilità dei dati che questa sensoristica mette a disposizione. Quindi queste nuove tecnologie sono orientate soprattutto per consentire una fruizione del SADO in real time o near real time, e soprattutto stiamo lavorando e siamo orientati verso un'integrazione di sistemi che consenta di mettere a disposizione dell'utente finale una serie di dati che sono specifici per l'utilizzo in un determinato contesto. Quindi pensare che ogni contesto, ogni autorità portuale, ogni porto possa avere delle specifiche necessità di monitoraggio e quindi andare a integrare le strumentazioni che sono ormai numerose e disponibili sul mercato per rispondere a quelle esigenze specifiche. Questi dati possono essere innanzitutto coprire l'arco delle 24 ore perché abbiamo dei sistemi di alimentazione anche autonoma che consentono di mantenere attivi questi strumenti nell'arco delle 24 ore e, come accennavo prima, un discorso di fruibilità dei dati in tempo reale, quindi con l'invio immediato di quelli che sono i valori presso delle piattaforme web o dei server specifici a cui possono avere accesso determinati gruppi di persone o tutti gli utenti. C'è quindi anche la possibilità di settare un certo numero di allarmi su dei valori specifici. Quindi, ad esempio, durante le operazioni di dragaggio si possono monitorare le torbidità che questo dragaggio andrà producendo e quindi la dispersione di sedimenti più o meno inquinati, al fine di garantire un monitoraggio costante e consentire all'operatore di prendere e intraprendere le azioni necessarie per orientare il dragaggio in un senso piuttosto che in un altro. Quindi questo è quello su cui stiamo lavorando e quello che vediamo su cui si sta puntando molto. Nel fornire risposte specifiche con integrazioni specifiche per ogni singolo cliente e rendere fruibili i dati nella maniera più rapida e più chiara possibile attraverso sistemi che poi consentono chiaramente anche di ricostruire uno storico e quindi di creare un database
che potrà essere poi utilizzato nel futuro per modellazioni o per capire quelli che sono i comportamenti di alcuni elementi ambientali all'interno di un contesto portuale. Io ti ringrazio molto, sei stato davvero molto sintetico, però penso che tu ci abbia anche fornito delle informazioni molto utili e interessanti. Effettivamente queste tecnologie, queste scienze si stanno evolvendo molto rapidamente e da tecnico del settore vedo a volte la difficoltà proprio di integrare queste nuove tecnologie con le normative e con magari le esigenze che sono sempre crescenti per le autorità di sistema portuale, ma un po' in generale per tutto il settore, diciamo, del territorio, quindi dello studio del territorio, della tutela e della salvaguardia del territorio. E un'occhiata all'orologio, direi che siamo stati puntualissimi. Non c'è tempo per diciamo procedere con ulteriori domande. Io ringrazio gli ospiti e chiedo a tutti di rimanere con noi ancora qualche minuto per la premiazione. Questo è un momento a cui teniamo particolarmente ogni anno a Remtec, a COST, proprio quello del conferire dei premi le modalità con cui i nostri ospiti, chi ci segue, ha caratterizzato, diciamo, le proprie attività nell'ultimo anno. Abbiamo qui oggi con noi due campioni proprio di innovation e quest'anno va a loro il nostro SmartPort Award. È per noi una piacevolissima consuetudine attribuire un premio che si è distinto nell'ultimo anno tra le autorità di sistema portuale che sono per COST un partner davvero fondamentale. Distinto per le scelte green, per la gestione smart, per l'innovazione. E quest'anno la nostra scelta ha voluto premiare principalmente proprio l'innovazione. Daniele Rossi, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro-Settentrionale e presidente di Assoporti, e Mario Mega, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Il primo ha condotto in porto, è proprio il caso di dirlo, l'inizio dei lavori dell'app portuale a Ravenna, pietra miliare per lo sviluppo del porto di Ravenna, di tutta la regione Emilia-Romagna, oserei dire, e dell'intero sistema portuale per il nostro paese. Ha distribuito le deleghe per rinnovare l'organizzazione di Assoporti e ha siglato un importante protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti per dare slancio proprio alla realizzazione di nuove opere infrastrutturali, di cui c'è davvero tanto bisogno. Il secondo, praticamente fresco di nomina, permetto di dirlo con tutta l'amicizia che mi lega a lui, ha portato proprio una ventata di novità in tutta l'organizzazione della sua complessa Autorità di Sistema Portuale, articolata, abbiamo detto prima, su 5 porti, divisi tra due regioni, tra due e due province, con il mare di mezzo, e che mare, oserei dire. Questo stretto, che rappresenta sia un nodo nevralgico per il sistema di comunicazione del nostro paese, che un punto di passaggio per il commercio nel Mediterraneo, un ponte, oserei dire, proprio verso l'Europa. Quindi è a loro che quest'anno vogliamo attribuire i nostri premi. Spero di riuscire a condividere. Andrea, mi senti? Sì, sì. Perfetto, io sono qui col presidente Rossi, lo riuscite a vedere? Perfetto, sì, assolutamente. Bene. Cerco di farvi vedere i premi che... Beh, dopo okay. Ci manderai una foto. Sì, sì, no, beh, in questo momento è chiaro che viaggeranno in digitale, ma sono assolutamente, poi dopo verranno, per così dire, trasposti fisicamente in qualcosa di tangibile, ecco. Va bene, Andrea, ti ringrazio. Ecco, questo è il premio per Daniele Rossi. Sì, Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, e cerco di far comparire magicamente anche quello di... Ti ho perso. Di Mario Mega. Ecco qua. Grazie.
Invito i nostri ospiti, chiaramente diciamo figurativamente, a ricevere questo premio e a voler dire due parole. Chiamo il Presidente Rossi, grazie. Beh, allora, intanto naturalmente vi ringrazio molto e sono molto contento, molto onorato di questo riconoscimento. Se mi posso permettere soltanto un commento, lo Smart Ports Award non è per Daniele Rossi, è per l'autorità di sistema portuale che io rappresento, presiedo, ma è il frutto di un lavoro così importante, di così grande sacrificio, di una abnegazione di questi anni da parte di tutti i collaboratori dell'autorità portuale. Ho visto ormai purtroppo ho abbastanza lunga esperienza lavorativa, ho visto aziende, ho visto team di lavoro impegnati su risultati, su progetti importanti, ecco, non avevo mai visto uno sforzo collettivo di tutta un'organizzazione per raggiungere un obiettivo importante come questo, come ho visto in autorità portuale a Ravenna, e quindi credo che a tutti i miei colleghi, a tutti coloro che hanno veramente con un impegno straordinario consentito di raggiungere questi obiettivi che ci siamo dati in questi 4 anni, che debba essere dedicato questo premio. Se si fa ancora in tempo a cambiarlo da Daniele Rossi a tutta l'autorità portuale di Ravenna, sarei molto più contento, e il fatto di rappresentarla è per me un grandissimo onore, e quindi di essere qui oggi altrettanto. Vi ringrazio molto. Prego, grazie a lei. Guardi, comunque ovviamente è espressa autorità di sistema portuale del Mar Adriatico e Centro Settentrionale, ecco, quindi non vogliamo negare nessun tipo di riconoscimento anche alla sua autorità, certamente. Mario? Grazie Andrea, grazie all'organizzazione, grazie per questo premio. Anche io chiaramente non posso che estendere questo premio ai collaboratori. Io vado anche oltre. Io devo dire che ho trovato dei porti, dei territori molto pronti a collaborare. Non era facile mettere insieme realtà amministrative così diverse. Il risultato più bello è stato i primi di agosto aver costruito un piano operativo triennale nella piena condivisione dell'organismo di partenariato della risorsa mare, del comitato di gestione. Quindi abbiamo incontrato tante persone, tanti enti, e quindi il segnale che vogliamo dare all'esterno è che è possibile cambiare, è possibile innovare, è possibile avviare i nostri porti verso un futuro, come dire, un pochettino più moderno, più in cui la gestione sia più efficace e in cui alla fine sia i territori non vengano danneggiati dal lavoro dei nostri porti, ma addirittura anche tutti quelli che utilizzano i servizi dei porti possano averne dei grandi benefici. Quindi grazie, come dire, è un premio all'area dello stretto che sicuramente si sta dimostrando essere, almeno nel campo della portualità, una delle più dinamiche su alcuni temi. Grazie mille. Grazie a te Mario per la tua presenza e la tua collaborazione. Una battuta finale per le moderatrici che mi hanno accompagnato oggi. Se posso partire io, ringrazio veramente tutti per il vostro contributo che è stato interessantissimo proprio sotto il profilo dei contenuti, e vi faccio veramente molti complimenti per il vostro lavoro sempre più importante sotto gli aspetti che abbiamo dibattuto oggi. Grazie. Avevo delle domande per voi, ma non c'è il tempo. Ci sarà modo di farle separatamente a ciascuno di voi. Grazie Cinzia. Anch'io mi associo al ringraziamento generale
e ovviamente per supporti, vedere le proprie autorità portuali, autorità di sistema portuale, e anche ottenere dei premi per innovazione e per iniziative in ambito della sostenibilità a 360 gradi è molto bello ed è stato un piacere risentirvi in questa nuova modalità che comunque ha funzionato molto bene, anche se eravamo abituati, come giustamente diceva il Presidente Mega nell'inizio del suo intervento, eravamo abituati ad incontrarci e questo è un valore aggiunto che ovviamente è perso in questa nuova modalità, però che intanto ci consente di continuare a confrontarci, che è molto importante, se no non avremmo nemmeno modo per fare incontri in un periodo delicato come questo. Quindi magari nel futuro ci sarà un po' e un po', che potrebbe funzionare molto bene, però le relazioni umane, cioè chiaramente stiamo tutti aspettando anche questo, anche in ottica di una sostenibilità del capitale umano che fa parte di tutti i settori della sostenibilità. Grazie a tutti. Grazie Tiziana, condivido pienamente, ci lasciamo appunto con questo augurio di poterci vedere quanto prima. Io lascio in sottofondo, in chiusura, l'invito per il pubblico di Costa per la conferenza nazionale sulle pianificazioni delle coste e dello spazio marino che ci sarà domani mattina dalle 9 alle 11. Grazie a tutti per la vostra presenza, la vostra partecipazione e collaborazione. Grazie, grazie a voi, arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti. Buona giornata.